Le pendenze del Soave sono molto variegate e possono raggiungere un 45-50%, il che comporta diventare viticoltura eroica. In questo caso tutte le lavorazioni vengono fatte a mano, ma soprattutto hanno portato a una delle caratteristiche principali di questo territorio, ossia i terrazzamenti. Questi terrazzamenti vengono fatti proprio per evitare che ci possa essere uno smottamento del terreno e quindi far sì che l'acqua non scivoli via portandosi via la terra. È una delle caratteristiche più tipiche di questa terra. Tra i territori di maggior pendenza troviamo Fittà, che si trova proprio a nord del Soave e che raggiunge una media di circa 30% di pendenza. Su queste pendenze si arrampica la cantina Casarotto, dove Francesca e la sua famiglia portano avanti appunto una viticoltura eroica. Ciao, sono Francesca Casarotto, di Vini Casarotto, e questa è Fittà. Fittà è una delle unità geografiche più estreme del comprensorio del Soave. Infatti, le pendenze qui raggiungono anche il 30% e i vigneti sono intervallati da boschi che offrono una biodiversità vegetativa molto importante. Il toponimo Fittà deriva quasi probabilmente dal termine affitto, in quanto un tempo questi vigneti venivano presi in gestione per la lavorazione. Il suolo è di origine vulcanica basaltica, questo rende difficili le lavorazioni, ma dona una grande mineralità e freschezza ai nostri vini. Questa è una delle zone più piovose del Soave. Ma la pendenza e l'inclinazione del terreno e la corrente d'aria che derivano da nord offrono una fortissima escursione termica di cui beneficiano le nostre uve. Noi, in questo terreno basaltico che abbiamo appena visto insieme, vogliamo offrire al nostro cliente un calice di vino fresco, minerale e delicato. È per questo che abbiamo deciso di produrre il nostro Soave classico con Garganega in purezza. È un mix di profumi delicati, di fiori di Sambuco, di mela golden, di pesca a polpa bianca, che poi ritroviamo anche al palato, accostati al tipico finale di mandorla della Garganega. Grazie al suo terreno ha una longevità prolungata, quindi negli anni acquista mineralità, sapidità e quei sentori di pietra lavica tipica.